chiedo se si immaginava un Napoli-Empoli come il Napoli primo in classifica all'inizio del ritorno, Empoli così in alto, addirittura in zone quasi europee. Che il Napoli potesse stare tra le prime, sì, e che l'Empoli potesse affrontarlo con una buona posizione di classifica, no. Quanto le fa piacere vedere Sarri così in alto? No, mi fa molto piacere perché significa che in grandi club si può ancora allenare, e si va al di là dei luoghi comuni dove nei grandi club bisogna soltanto gestire. Quindi Sarri è la dimostrazione che invece si può anche allenare. Chi vede favorito tra Napoli e Juventus per lo scudetto? Entrambe sono due squadre forti che esprimono un calcio diverso, ma credo che se la possano giocare alla pari, pur con mezzi diversi. Mister, è stata una settimana complicata, tra mercato, infortuni, la difesa, è stata una settimana complicata ieri. È stata una settimana che infastidisce l'Empoli, credo che infastidisca anche altre squadre. D'altronde il mercato aperto un mese è una roba che non sta né in cielo né in terra, è perché poi io ritengo che nel mercato di gennaio le squadre debbano fare al massimo un'operazione e mezza, perché hanno avuto infortuni o perché hanno avuto altri problemi. No, no, non si possono rivoluzionare le squadre a gennaio, significa che hai lavorato male prima. Quindi sono nettamente contrario, infastidisce, disturba, è umano che i calciatori si sentano lusingati da richieste di squadre importanti e quindi qualcosa ti toglie, ma questo non per colpa dei calciatori, assolutamente no, è il sistema che non va. Però fondamentalmente sono rimasti quasi tutti e è partito alla fine Federico Barba che lascia, ti chiedo che assenza è per te dal punto di vista tecnico-tattico, ma perché no che risponde Ma a quello? per me non è ancora ufficiale questa roba qua, quindi non me l'hanno data per ufficiale, quindi non posso dire Barba no, no, non parte, non c'è, non è convocato perché comunque ha un problema fisico. Poi per quanto riguarda i dettagli non lo so, magari Marcello sa rispondere meglio di me, anzi sicuramente. Può essere domani la prima volta di Sì, Camporese. gioca Camporese, sì. Gioca Camporese, è arrivato il suo momento. Un ragazzo che si è allenato sempre bene, l'abbiamo anche detto in settimana, esordisce contro un potenziale offensivo di altissimo livello, ma questo non toglie nulla, perché se avesse giocato Barba o Costa avremmo incontrato sempre la squadra forte. E anzi, sarà l'occasione anche per lui per cercare convinzioni dentro la partita, ma io ritengo che lui possa fare una buona partita. Da questo punto di vista sono d'accordo. Se dovesse andare male, non certo per colpa di La Camporese. sfida sia per Michele che per tutta la squadra è molto stimolante perché andremo in San Paolo che dovrebbe essere vicino al tutto esaurito, quanto appunto lavoretto prima in classifica, quindi gli elementi per far sì che psicologicamente la gara, come si dice, si prepari da sola ci sono tutti. Sì, è una partita difficilissima perché Napoli, oltre ad avere quel potenziale offensivo lì, è una squadra che esprime gioco, che non buttava mai via la palla, che poi aiutato da quel pubblico lì rischi di giocare in affanno, in continue rincorse. È un banco di prova anche per capire come sapremo confrontarci con tutte queste difficoltà, e ce la giocheremo. Siamo nella condizione di potercela giocare. Mister, quanto è importante dietro di Paredes in mezzo al campo? Beh, Leo in quelle 6-7 partite che ha giocato lì davanti alla linea difensiva ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello. Padronanza tecnica, sicurezza, freddezza. E per noi è un rientro importante, molto importante. Abbiamo lì un giocatore che sa dare del tuo al pallone.
tatticamente che partita ti aspetti? Perché se le squadre si rimuovono ovviamente con le proporzioni, loro hanno una qualità soprattutto davanti quei segreti, però tatticamente se le squadre che si rimuovono lo stesso calcio comunque hanno le stesse idee, che tipo di partita ti aspetti e dove dovrà essere bravo Empoli per riuscire a fare il risultato? Beh, mi aspetto una partita difficile, sicuramente difficile, perché loro con la qualità che hanno ci solleciteranno a forse a fare anche corse più lunghe rispetto a quelle a cui siamo abituati a fare. È una squadra che esprime valori offensivi anche sulla profondità, perché per la dislocazione dei giocatori in campo ricercano anche molta profondità. Le tematiche offensive sono diverse rispetto a quelle dell'Empoli, molto diverse. È un Napoli che gioca in maniera diversa rispetto a come gioca l'Empoli. I principi che li accomuna sono quello del cercare di giocare, sicuramente sì. Vedendo un po' le partite del Napoli, quello che emerge è che loro sono una squadra fondamentalmente che cercano di chiudere la partita inizialmente, poi hanno un po' di problemi secondo me nella gestione, potrebbe essere una chiave di lettura quella di appunto spazientirli, per così dire. La partita, se dovesse viaggiare su un binario di equilibrio, molto probabilmente sì. Io ritengo che domani noi siamo chiamati a fare forse la miglior partita, non forse, sicuramente, la miglior partita dell'anno. Qual è stata la miglior partita dell'anno giocata all'Empoli? Bisogna fare meglio di quella lì. Perché? Perché il Napoli tecnicamente apre le tue lacune, se hai delle lacune, le evidenzia per la qualità del gioco, per la capacità di discomporti, diciamo così, e quindi dovremmo fare la miglior partita, l'abbiamo preparata in un certo modo, la miglior prestazione è individuale e collettiva per potercela giocare. Il come si ferma? Ti ha rubato la domanda. Ma noi siamo delle partite. Higuain non si ferma, nel senso che un giocatore è in grado di. Higuain è in grado di determinare le cose. Lo vedi dai piccoli particolari, dagli smarcamenti che fa, è un giocatore che non lo fermi, tantomeno non lo fermi con delle marcature preordinate, e non è nel nostro modo di pensare, quindi... Anche se ha preso una botticella della gara del Positano. Ma mi pare sia proprio una botticella. Sarà importante quello che ci cercate di fare spesso, cioè che vedi lontano la porta. Però è una squadra che sa ricercare anche profondità, perché davanti con quei tre sei gente veloce, sì, però dovremmo stare attenti anche a quell'aspetto lì. È vero, ma è vero anche perché ultimamente ho visto le partite di Napoli, una squadra che cerca la profondità.